Salve a tutti! Eccomi qui di nuovo in partenza per la mia terza avventura sul Cammino di Santiago. E sì ragazzi, il cammino mi ha di nuovo chiamato ed io non ho potuto far altro che assecondare le sue volontà. Siete pronti a seguirmi lungo il cammino più antico? Bene, allora andiamo! Salve a tutti, mi trovo ad Oviedo, sto per iniziare il mio terzo cammino, il Cammino Primitivo. Volevo farmi mettere un timbro qui alla cattedrale, ma purtroppo è chiusa. Peccato. Fantastica. Buongiorno a tutti, oggi primo giorno sul Cammino Primitivo e mi trovo con questi ragazzi tutti italiani e oggi camminerò con loro. Il giorno incomincia e finisce comunque, senza il nostro consenso. Non siamo padroni del tempo, solo padroni di dargli un senso. La prima concia. 20 gradi, fa più caldo di quello che immaginavo. La prima freccia. Eccoci arrivati al primo cippo, appena fuori dalla periferia di Oviedo. In questo caso non sono riportati chilometri. C'è solo la concia. Oviedo Grado, 23 km e 100 da qui. Vuol dire che noi l'abbiamo già fatto? Sì. Ed eccomi qui, nuovamente sul Cammino di Santiago, il mio terzo cammino. Sto facendo il Cammino Primitivo, un cammino di circa 320 km che parte da Oviedo ed è ritenuto uno dei cammini più duri di tutti i cammini di Santiago. È un cammino molto poco battuto, ci sono tratti dove non c'è assolutamente niente e le tappe quindi sono di conseguenza tappe forzate. Bisogna solo andare avanti e raggiungere il primo centro dove potersi fermare. Ah, eccoli qui i miei eucalipti, sono anche qui, bellissimi. Questo cammino si fregia del nome Primitivo perché ripercorre l'itinerario seguito nell'anno 829 dal re Alfonso II il Casto, in quel che fu il primo pellegrinaggio jacopeo della storia. Hola, buon cammino! Una breve sosta, oggi fa davvero caldo, c'è tanta umidità, si suda parecchio. E c'è anche un coreano con noi che si chiama Gio. Chi è in cammino? Lui e Riccardo. Una decina di chilometri circa fatti. Bello, eh? Sembrano una sorta di Orreo asturiani. Non abbiamo percorso neanche 10 km da Oviedo e già ci troviamo in mezzo a questa splendida natura. Tra un paio di chilometri ci fermeremo per fare una pausa a pranzo. Devo dire che il percorso si sta rivelando abbastanza duro e oggi doveva essere uno dei giorni più facili di tutto il cammino.
di pellegrini. Vai Gio! Soffro un po' oggi, Francesco, soffro. No, anch'io. Soffro, ma piano piano ci si abitua. È dura, è dura. Non importa, vinci la testa. Un bar. Saluto, buon cammino a tutti. Allora noi andiamo un attimo qui, guardate cosa c'è qui dietro, guardate. Pranzo del pellegrino ottimo, 11 euro, 7 km a grado. Paesaggio stupendo. Fa caldissimo, quest'ultimo chilometro ci sta facendo veramente penare. Comunque siamo arrivati. Il cammino che insegue il furgone, guarda. Ora lo lascio a casa. Siamo arrivati a Grado, il primo ostello è completo. Ce ne dovrebbe essere uno a 300 metri, speriamo bene. Alla fine abbiamo trovato questo ostello che è veramente bellissimo. Si chiama La Quintana e abbiamo pagato 15 euro. Sta piovendo, abbiamo visto le previsioni, pioverà anche domani e nei prossimi giorni. Sembra quasi sempre nel pomeriggio. Vedremo. Siamo a 285 km da Santiago. Ragazzi, com'è andata la giornata di oggi? Molto, molto bella, molto e molto dura. Cosa mi spiace per i miei compagni che non ce l'hanno quasi fatta. Però siamo arrivati. Riuscito a farcela, cioè è arrivato. Uno è scoppiato, l'altro è scoppiato. Joe è forte, Joe, grande Joe. Number one. Lui si è sacrificato comunque. Io ho fatto sì un po' di assistente sociale per Ruben. Mi dispiace che abbiamo perso lui, però domani recupererà. Ci rivediamo presto. Sì, sì. Ciao. Questo è il sidro. Basta. No, troppo. Esto. Gracias. ¿Ya hay que beber? Sí. Todo a la vez. Todo a la vez. Todo a la vez. Pero no en chupito, como agua, como si fuera a beber agua. Como agua, no. Así no. Como. Blup, 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 blup. Poco a poco. No.
questo è il piatto della serata. Se questo contenuto è stato di vostro gradimento, supportatemi con un link all'iscrizione al canale. In questo modo sarete avvisati quando saranno disponibili i prossimi episodi del mio cammino primitivo. Vi ricordo che tutto questo per voi è gratis, mentre per me è molto importante per poter portare su questa piattaforma contenuti sempre più interessanti. Al prossimo episodio!